Sì, abbiamo anche Guido Galli che ha segnato oggi una doppietta per il Chieti. Allora, ti chiedo, Lucarelli ha detto che c'è ancora da migliorare, però insomma un 5-1 molto molto importante, soprattutto in un derby come quello con Lanciano, due gol di pregevole fattura da parte tua. Ah sì, innanzitutto siamo contenti di aver dato questa soddisfazione ai tifosi, perché ho sentito dire che il derby con Lanciano era parecchio tempo che non si vinceva, quindi per noi è una soddisfazione doppia. Sicuramente c'è tantissimo da lavorare, però in questi 20 giorni di preparazione, diciamo, ho trovato veramente un gruppo disposto al sacrificio, all'applicazione, che ha riportato in campo, insomma, quello che è stato, diciamo, il preparato dello staff tecnico e di tutti quanti. Quindi voliamo bassi, ovviamente, perché è una vittoria importante e partire bene è un buon auspicio, però vogliamo bassi perché il campionato è ancora lungo. Ciò che a me personalmente è piaciuto molto è la tua intesa con Fabrizi lì in attacco, vi siete intesi a meraviglia praticamente. Ah sì, io e Luca siamo abituati a giocare insieme, diciamo, da inizio anno, quindi è normale che ci sia una bella intesa. Con lui gioco molto bene perché è un ragazzo che sa giocare a calcio, ha delle ottime qualità, è giovane, quindi anche a livello fisico, dove non arrivo io, lui compensa molto bene, ma devo dire che anche chi è entrato poi ha fatto veramente bene, da Mattia Rodia, che io già conoscevo, a Spadafora. Questo è un gruppo numeroso e sicuramente ognuno dirà la sua da qui a fine campionato.